maestro Luciano Zecca, è uno degli organisti italiani più prestigiosi, organista titolare della cattedrale di Lecco, un eccellente organista che ci proporrà un repertorio assolutamente interessante, fatto di musiche sinfoniche orchestrali scritte proprio per questo tipo di strumenti, quale quello della Chiesa delle Anime del Purgatorio. Questo concerto chiude la serie invernale dei concerti che riprenderanno con la versione primaverile ad aprile-maggio. Infatti dal prossimo anno in poi abbiamo pensato di differenziare le due stagioni di concerti per evitare di caricare troppo il periodo di Natale e anche il periodo invernale un po' più freddo, e invece valorizzare quello che è il periodo della Pasqua e quello che è il periodo di maggio, che offrono la possibilità della partecipazione di tanti turisti. E abbiamo avuto un buon successo di pubblico, ma la cosa che più ci interessa è stato invece il grandissimo riscontro che la manifestazione ha avuto a livello internazionale grazie alle varie pagine di internet, le pagine Facebook, e Instagram e quant'altro, e anche grazie a voi del TG, perché abbiamo ricevuto numerosissimi commenti, numerosissime manifestazioni di interesse sia da parte del pubblico, proprio di parte di tutta l'Europa, ma tantissimi concertisti che hanno richiesto, hanno scritto richiedendo di essere invitati, di avere l'onore di essere invitati a questa manifestazione. Quindi questo è un obiettivo molto importante, perché a noi il festival interessa tantissimo per la promozione del patrimonio organario ragusano a livello locale, quindi del pubblico di Ragusa, del pubblico della provincia, ma ci interessa ancor più, mi sia consentito di dirlo, a livello di promozione internazionale di Ragusa, del suo patrimonio, perché Ragusa deve essere conosciuta per questo patrimonio, deve essere conosciuta all'estero, è già una delle città, delle poche città italiane che rappresentano la cultura organistica in Europa. E il fatto, ecco, che ci sia stato quest'anno un ritorno di immagine a livello informatico di tale respiro ci conforta ancora di più e fa sì che Ragusa possa affermarsi come città degli organi storici.